Buongiorno e bentrovati da Giorgio Fedeli e benvenuto al dottor Licio Livini, direttore dell'area vasta 4 di Fermo. Direttore, 300 giorni sono passati dalla sua nomina e è doveroso a questo punto fare un bilancio, visto che anche a livello regionale hanno fatto i primi 100 giorni, no, dell'amministrazione Ceriscioli, i suoi primi 300 giorni. Sì, buongiorno a voi. Mi fa piacere che c'è la possibilità di fare un bilancio dei primi 300 giorni, in un momento anche difficile per la sanità regionale e locale. Comunque, nonostante tutto, insieme all'ASOR abbiamo cercato di conseguire qualche risultato importante. Legato agli obiettivi che ci ha posto la Regione Marche. Nel Fermano abbiamo iniziato negli ultimi mesi del 2015 cercando di riportare a casa, e l'abbiamo fatto, la chiusura del presidio ospedaliero di Monte Giorgio con la riconversione dello stesso in Casa della Salute Ospedale di Comunità, all'interno del quale abbiamo riorganizzato le degenze con le cure intermedie. Cure intermedie che è un regime di ricovero non di tipo ospedaliero ma più di tipo residenziale, gestito dal distretto con un'organizzazione non ospedaliera ma di tipo territoriale, con infermieri, coordinatori, medici che rispondono all'organizzazione del distretto. Insieme alle cure, ai 20 posti di cure intermedie a Monte Giorgio abbiamo riorganizzato il punto di primo intervento, che è un punto di primo intervento territoriale che non fa le emergenze vere ma fa l'attività spicciola Primo intervento, di primo insomma. intervento. Obiettivi per il futuro, dottore? Obiettivi glieli dico subito, altre due parole su quello che abbiamo Sì. fatto perché non è solo Monte Giorgio, altre due parole per dire che abbiamo recuperato la RSA di Petritoli. Dico recuperato perché la RSA di Petritoli con i suoi posti letto era una situazione che era in carico al Comune di Petritoli. Abbiamo riportato la struttura dentro ai nostri spazi, abbiamo fatto lavori, ci siamo riorganizzati, ora sta dentro ai nostri spazi, quindi abbiamo recuperato anche i costi che fino al 2015 dovevamo sostenere perché eravamo in utilizzo nei locali del Comune. Abbiamo riordinato le postazioni di continuità assistenziale e di emergenza territoriale, ci stiamo ancora lavorando e contiamo che entro l'anno 2016 possiamo farle partire con la nuova geografia. Fermo c'è un distretto sanitario. Fino ad oggi Fermo aveva la sede del distretto sanitario a Porto San Giorgio, tutti i servizi stavano a Porto San Giorgio perché a quei tempi, da un punto di vista logistico, Fermo aveva delle difficoltà. Abbiamo lavorato e recuperato anche questa criticità. Oggi Fermo ha la sede del distretto sanitario a Fermo in via Zeppilli. Abbiamo ricollocato la sede della medicina legale in spazi più idonei, più conformi, che è Porto San Giorgio. Questo è in linea di massima quello che stiamo facendo. Oltretutto, siamo pronti a far partire i lavori per la seconda casa della salute di Sant'Elpidio a Mare, stanno mettendo su le impalcature perché partono i lavori in questi giorni, e siamo pronti a far partire i lavori all'interno del Murri, all'interno dell'ospedale, perché l'impegno è che a cavallo 2016-2017 dobbiamo riportare a casa il nuovo reparto di oncologia. Il nuovo reparto della medicina, perché comunque la medicina che abbiamo tolto a Monte Giorgio rientra a Fermo, e alcune situazioni logistiche di tipo ambulatoriale per cui devono essere risistemate all'interno del Murri. Oltre che vengono completati i lavori della nuova radiologia,
se ci riusciamo facciamo anche qualcos'altro legato pure ai lavori sul vecchio pronto soccorso. Direttore, io però una domanda vorrei fargliela, per quanto riguarda tutta una serie di fattori che ruotano intorno alla sanità. C'è appunto la sanità che assorbe buona parte del bilancio regionale, c'è una sanità che in questo momento sta vivendo un periodo a livello regionale abbastanza burrascoso, c'è un progetto ad ampio raggio, che si vive anche qui sul territorio, di ottimizzazione, di modernizzazione dei servizi, però dall'altra parte c'è anche una cittadinanza dei residenti, la comunità fermana, che non so fino a che punto riesce a percepire questo vostro obiettivo, perché si parla spesso di tagli, si parla spesso di soppressioni, si parla spesso di un servizio che sta progressivamente venendo a mancare. È forse difficile per i cittadini entrare e arrivare a capire quello che è la vostra direttrice, la vostra linea guida, oppure realmente c'è qualcosa di vero in quello che i più critici sostengono? Il lavoro che stiamo portando avanti è un lavoro di recupero di tante diseconomie che ad oggi noi registriamo. È un recupero, è un lavoro per cui dobbiamo riallineare quello che è l'aspetto economico con l'aspetto clinico. Governo clinico e governo economico devono viaggiare insieme. Noi ci rendiamo conto che ad oggi qualche settore forse potevamo spendere meglio. Stiamo facendo questo, stiamo cercando di recuperare queste situazioni per cui dobbiamo riallinearle in un percorso di obiettivi strategici, clinici, assistenziali, ma anche economici. Noi non togliamo niente ai nostri cittadini, assolutamente no. Mi sento di riconfermarlo, anzi, per quanto possibile, cercheremo di fare qualcosa di più in termini di servizi. Però vogliamo riportare anche il sistema all'interno dei percorsi fatti di regole, di appropriatezze e di risposte che siano le più adeguate possibili per i bisogni che ci vengono rappresentati. Allora, direttore, chiudo chiedendole un consiglio, un suggerimento, se è il caso di fornirlo ai cittadini. I cittadini fermani, la comunità fermana deve rivedere il suo concetto di servizio sanitario, perché qui si parla di modernizzazione, si parla di nuove strutture, di nuovi servizi, per quella che era la vecchia sanità, a cui eravamo abituati. È un concetto che va un po' rivisto per, insomma, non trovarsi, no, in quella discrasia tra Certo. nuovo e vecchio. Beh, qualcosa va rivisto indubbiamente. Fino a ieri abbiamo fatto una politica per cui abbiamo portato i servizi per quanto possibile anche. Nell'ultimo rione, nell'ultimo quartiere. Abbiamo parcellizzato tanto. Qui non è solo Fermo, è tutto un territorio Certo. che noi dobbiamo tenere sotto osservazione. Oggi non ci possiamo più permettere di fare questa politica, per certi versi forse è anche più vantaggioso cercare invece di concentrare qualcosa, quello che è possibile. Parlo di attività ambulatoriali che se sono concentrate sono in grado anche di offrire più qualità, di dare più orario e più disponibilità, di offrire più appropriatezza. Perché fare 2 ore di specialistica ambulatoriale in una sede periferica qualsiasi, è solo quello. Organizzativamente costa e organizzativamente dà poco quel tipo di attività. Se invece noi concentrassimo queste 2 ore insieme a tutte le altre 2 ore in un unico punto, forse anche per il cittadino che va in quel posto è più facile avere una risposta molto più appropriata. Questo è anche il senso delle case della salute su cui noi stiamo lavorando, perché all'interno delle stesse abbiamo situazioni di degenza, di ambulatorio, di consultorio, di richieste di qualsiasi tipo. Quindi lì dentro noi diamo la risposta sul territorio.
Per quanto riguarda l'ospedale, risposte di tipo ospedaliero sono quelle ormai tradizionali. Certo, se riuscissimo a fare il salto in avanti, per cui considerando anche che guardiamo con molta attenzione l'ospedale nuovo, se riuscissimo a fare il salto in avanti, riuscissimo a dare un'organizzazione che supera i reparti, come si dice, e viene fatta un tipo di assistenza per intensità di cura, questa è una visione moderna di quello che è, no, l'offerta sanitaria verso la cittadinanza. Quindi per intensità di cura significa prendere veramente in carico il paziente e assisterlo non con gli schemi del reparto, ma con una visione molto più moderna, perché è la presa in carico del paziente e poi lì subentrano tutte le professionalità che devono essere coinvolte. Grazie, grazie dottore, le strappo una promessa, grazie per la disponibilità, strappo però una promessa di tornare da noi per alzare i vari sipari sui vari settori e per entrare nello specifico delle varie questioni. Ma volentieri, perché al di là di quello che può essere un momento così in cui uno riporta e mette a conoscenza di quello che si è fatto, a me piace anche dare informazione e far passare la comunicazione di come siamo organizzati e di quello che si sta facendo, perché spesse volte capita che la cittadinanza tante cose nemmeno le conosce. A me piace questo modo di lavorare. Grazie dottore, grazie al direttore dell'area vasta di Fermo 4, il dottor Licio Livia.